Fedeli seguaci del canale YouTube Bastardi Senza Cinema, bentornati in questo nuovo video in compagnia dello Zio Gamer. Allora, oggi andiamo a parlare di un film uscito 2 giorni fa nelle sale cinematografiche italiane. Stiamo parlando di un nuovo film nella categoria comunque cine spaghetti, perché comunque, come abbiamo detto, si tratta di un film italiano, un film italianissimo, un film di cui in un certo senso vado anche molto orgoglioso. Stiamo parlando del primo fantasy vero e proprio italiano fatto con molti soldi, considerato infatti uno dei film più costosi della storia del cinema, costato 12 milioni di euro. Per la realizzazione stiamo parlando del film di Matteo Garrone, che non è solo regista ma anche produttore e sceneggiatore, Il racconto dei racconti. Allora, avevo sinceramente, anzi avevamo io e Mr. White, un po' di paura riguardo a questo film. Non sapevamo cosa aspettarci, era un progetto completamente nuovo, molto ambizioso, innovativo. Insomma, sin da prima del rilascio nelle sale cinematografiche non sapevamo davvero cosa aspettarci da questo film. Eravamo molto spaesati sotto questo punto di vista. Siamo andati a vederlo per, insomma, sfatare alcuni tabù riguardanti i vari dubbi che avevamo nei confronti di questo film, e dove faccio una piccola premessa: il film ci è piaciuto, con però delle riserve, che peraltro non sono riserve, non sono limiti, quelli che mantengono il film dall'essere un grandissimo film, non sono stranamente difetti tecnici, non sono limiti tecnici. Ma andiamo a parlarne un po' meglio. Allora, innanzitutto iniziamo dicendo che questo film ha, oltre alla mano di un grandissimo regista come Garrone, che ci ha regalato comunque film come L'Imbalsamatore, Il Fantastico Gomorra, il bellissimo Reality, si cimenta poi in questo, insomma, in questo progetto molto ambizioso, in questo progetto fantasy, con un cast di tutto rispetto. Abbiamo attori come Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones. Insomma, abbiamo grandi nomi all'interno di questo film che fanno capire come i valori di produzione di questo film siano veramente molto molto alti per una produzione italiana. Infatti saranno anche poche le presenze, gli attori, veramente gli attori proprio italiani all'interno di questo film. Gli unici due particolarmente che si possono ritrovare, due attori italiani che ritroviamo, sono Alvaro Orvacher e Massimo Ceccherini, che però fanno un'apparizione più secondaria all'interno del film. Di che cosa parla allora questo film? Questo film è un racconto fantasy, per l'appunto, che non narra una narrativa classica, ma narra nello stesso punto, nello stesso prodotto, tre racconti diversi presi per l'appunto e ispirati dal racconto dei racconti di Basile. E cosa decidi di fare Garrone all'interno di questo film? Decide appunto di narrare tutte e tre questi racconti all'interno appunto di questo prodotto, e di che cosa parlano. Uno parla di una donna che una regina che interpretata appunto da Salma Hayek, e il marito viene interpretato dal grandissimo Rayleigh, e insomma, lei ha il desiderio di questa donna ha il desiderio di rimanere incinta, e un giorno, una notte, una figura misteriosa dice appunto a questa donna e a suo marito che per far rimanere gravida questa donna dovranno strappare il cuore da un grandissimo e mostruosissimo drago marino, fare cucinare il cuore di questo drago da una vergine, e poi la donna che vuole rimanere incinta, appunto, dovrà mangiare il cuore di questo drago. E appunto, iniziamo, e questa è la prima storia all'interno del film. La seconda storia invece parla invece di un donnaiolo, in questo caso interpretato da Cassel, che un donnaiolo, un bevitore, un uomo, anche questo, si tratta comunque di un re, quindi di una figura nobiliare che viene, insomma,
portata ad un livello molto più basso, quindi fa capire anche come Garrone cerchi in qualche modo di mettere sullo stesso piano cultura bassa e cultura alta in un certo senso, e si nota anche e che comunque è una tematica ricorrente anche in altri suoi film, come disse anche Garrone in conferenza stampa prima del rilascio di questo film. E comunque questa seconda storia parla di un uomo, un bevitore che un giorno, nonostante sia un grande donnaiolo, sia amoreggi con tutte le donne più belle del suo reame, un giorno dall'alto del suo castello sente una donna dalla voce soave. La sente, ne rimane affascinato e questa donna misteriosa, che peraltro si rintana in casa senza volersi far vedere, questa donna misteriosa lui la vuole conoscere non solo la sua voce, ma anche fisicamente, vuole conoscerla in maniera molto più carnale. Inizia insomma questo rapporto misterioso che intercede tra lui e questa donna, vediamo appunto lo scambiarsi di dialoghi, ognuno di cercare un escamotage nella comunicazione, insomma, l'uno con l'altro, ed è molto interessante come viene posto il rapporto che c'è, molto timido in realtà, che c'è tra i due, molto interessante. E anche qui viene trattata invece la tematica del destino, la tematica appunto della bellezza, dell'estetica, insomma, anche qui molte cose importanti, l'emarginazione, per esempio. Mentre invece nella prima storia veniva, per esempio, narrata anche il rapporto madre-figlia, il rapporto tra le classi sociali, in quanto nella prima trama, comunque, nonostante, la stessa vergine, cioè una schiava che metterà che insomma cuocerà questo cuore, rimarrà incinta anche lei, però purtroppo i due figli, che poi i due figli, cioè il figlio della regina e il figlio della schiava, non potranno vedersi a causa della differenza delle classi sociali. Quindi anche qui c'è un altro argomento importante che ritorna dai film di Garrone, che insomma ha sempre trattato. Mentre invece poi la terza storia, molto anche qui molto molto interessante, tratta di una donna, di una ragazza che sta cercando l'amore della propria vita. E lei spesso e volentieri si confida con il padre, un padre che inizialmente ci viene mostrato come un uomo amorevole, ma che poi scopriamo essere un padre abbastanza merfreghista, che non si preoccupa particolarmente di ciò che succede alla propria figlia, non si preoccupa molto dei suoi sentimenti. Vediamo anche qui il rapporto. Ritorna il rapporto padre-figlio, quindi c'è la paternità come rapporto importante nella formazione di di una ragazza giovane alla fine. E c'è questa ragazza che cerca in ogni modo possibile l'amore, cioè chiede aiuto al proprio padre, la figura, scusate, a lei più vicina, e decide costui di, in realtà, indurre una sorta di concorso, poiché pensa che debba essere il fato a decidere l'amore per lei, piuttosto che lasciare la scelta dell'uomo della propria vita alla ragazza. E quindi fa capire anche un po' il tema dell'oppressione, che qui ritorna come nella prima parte narrativa, nella prima storia. Quindi è un tema che viene poi comunque ripreso durante le sezioni narrative. E vediamo appunto questa donna, questa ragazza che poi viene, appunto, caso vuole che lei venga presa in sposa da un orco, un uomo bruto, brutale, che non sa trattarla, la molesta sessualmente, la tratta malissimo. E quindi c'è anche qui, ritorna sempre appunto il tema dell'oppressione, di come spesso e volentieri il destino ci riserva cose che noi non vogliamo, soprattutto se ci affidiamo a mani sbagliate, a persone sbagliate. Quindi qua all'interno di questo film rientrano un numero di tematiche veramente importante. Ma cos'è la cosa che più colpisce all'interno di questo film? Più che altro l'aspetto visivo e la resa della messa in scena all'interno di questo film. Perché? Perché Garrone ha fatto un lavoro meraviglioso dal punto di vista visivo, in quanto vediamo una regia
maestosa, fantastica, elegante. I movimenti di macchina sono sempre ben calibrati ed eleganti. La fotografia è immensa, l'utilizzo dei colori è veramente di ampio respiro. I colori sono sempre ben calibrati e ben utilizzati dal punto di vista della fotografia a seconda del tipo di situazione in cui ci troviamo davanti. Infatti, spesso e volentieri, anche con la regia e con le situazioni, il regista cerca un po' di sperimentare. Si arriva spesso dal fantasy più classico, alla regia citazionistica, al fanta horror, soprattutto in certi aspetti, anche perché comunque dal punto di vista artistico questo film ha un sacco di riferimenti e di citazioni. Basti pensare insomma, nelle fasi della narrazione più horror, sembra di vedere un film di Bava, un film di Mario Bava, per esempio. Ma ci sono anche tante altre citazioni, diciamo, più popolari, come il Pinocchio di Comencini, per alcuni costumi, per la messa in scena di alcune scelte della fotografia. Ma anche appunto la questione del fanta horror si riconduce anche al cinema di Del Toro. C'è anche un piccolo riferimento registico a Carrie, lo sguardo di Satana di De Palma. Quindi, insomma, c'è un ampio una regia di ampio respiro, perché è molto personale, è proprio una regia proprio d'autore, si vede molto. Ma la cosa bella è che riesce a citare perfettamente determinate correnti artistiche cinematografiche, determinati artisti del cinema, senza mai scadere nel banale, e rendendo invece la regia molto più interessante di quello che in realtà sembra. Visivamente è un capolavoro questo film, perché, come Garrone giustamente disse in conferenza stampa a Cannes, lui nasce come pittore. Infatti, questa sua vena pittoresca la vediamo molto nella ricerca della fotografia, della luce, dell'illuminazione, del colore, nella ricerca della simmetria e dell'immagine, di una costruzione dell'immagine perfetta, ed è grandiosa proprio la ricerca dell'immagine ottima, perfetta per questo genere di film, in cui la fotografia deve mettere bene in risalto le ambientazioni, che qui vengono usate benissimo. Garrone riesce perfettamente a prendere, ad esempio, le ambientazioni più suggestive della nostra madreterra, l'Italia, utilizzarle per creare un mondo fantasy che in realtà è molto più reale di quello che sembra. Quindi qui c'è proprio una messa in scena che poi è molto diversa dai classici fantasy, in questo senso, in quanto tutti i personaggi e tutti, appunto, tutti i loro comportamenti non sono dati da quello che dicono, perché i dialoghi sono abbastanza, non sono tanti, sono abbastanza diretti e non sono tantissimi, ma la sceneggiatura è più basata sui gesti, su quello che i personaggi fanno. I personaggi sono caratterizzati da quello che fanno più che da quello che dicono. Tutti i personaggi si possono relazionare con lo spettatore, perché hanno una realtà, hanno un realismo, hanno delle ambizioni, dei sentimenti perfettamente contemporanei. Quindi, in questo senso, è un fantasy che in realtà non è propriamente fantasy, perché è più un cinema d'autore che parla della contemporaneità dell'uomo, semplicemente ambientando questa contemporaneità in un universo fantastico. Come Garrone sia riuscito a tenere perfettamente questo tipo di contemporaneità, questo commentare anche sociale, in un contesto così fantastico, è bellissima questa cosa. È riuscito perfettamente a bilanciare le cose senza renderle stonate l'una con l'altra. Veramente fantastico questo lavoro di calibrazione, di gestione dei personaggi. Quindi, insomma, come abbiamo detto, visivamente è un capolavoro. Le musiche sono stupende, e basti pensare che le musiche sono state curate dallo stesso compositore che, appunto, compose le musiche per quell'altro grande capolavoro di Wes Anderson, chiamato Grand Budapest Hotel. Quindi abbiamo veramente dei valori di produzione altissimi. Oltre che al fatto, anche per esempio, la fotografia è stata curata da un grande direttore della fotografia, che Sciuscitsky dovrebbe essere, che è peraltro lo stesso che ha lavorato in parecchi film di Cronenberg. Quindi, insomma, c'è un grosso tasso di
È molto artistico come film dal punto di vista della ricerca dell'immagine, è fantastico. È la ricerca sperimentale di determinate situazioni è stupendo. Qual è l'unico grosso problema che costituisce questo film? Che lo rende un film buono e non un film bellissimo. Molto semplicemente un difetto principale, la narrazione. Questo perché? Perché, come ho detto, questo film si basa su tre favole diverse, su tre racconti differenti. E, per appunto presi dal racconto dei racconti di Basile. Il problema qual è? È la gestione del montaggio e della coesione narrativa di questi tre racconti, in quanto Garrone, secondo me, ha fatto la scelta, secondo noi in realtà, perché alla fine concordiamo io e Mr. Wayne su questa cosa, che Garrone abbia fatto una scelta un po' sbagliata nel tentare di raccontare queste tre correnti narrative, questi tre racconti tutti insieme, nel senso che c'è un montaggio alternato delle narrazioni, e purtroppo questa cosa di narrare tutte e tre le narrazioni insieme senza intersecarle in qualche modo, senza farle interagire tra loro, o senza comunque rendere anche magari una struttura più episodica che sarebbe stata più semplice, ma indubbiamente più chiara allo spettatore. Appunto, questo tipo di narrazione molto confusa spiazza lo spettatore e detrae molto dal godimento generale di tutto il film, che non. In realtà non annoia, perché nonostante abbia un ritmo molto lento, sia un fantasy non d'azione ma di personaggi, quindi di caratterizzazione psicologica e dello studio del personaggio, quindi quasi uno studio psicologico dei personaggi, non un fantasy che ripercorre il filone del Signore degli Anelli, per esempio, parlando appunto della sfera cinematografica di quella proprietà intellettuale. Non annoia perché comunque le situazioni sono sempre interessanti. Il problema è che questi sbalzi narrativi spiazzano tantissimo lo spettatore dall'inizio alla fine, anche perché il montaggio è molto, purtroppo le narrazioni sono molto confuse, non viene dato un preciso filo conduttore, anche un fil rouge che diciamo, mette insieme tutte e tre le storie. Quindi purtroppo lo spettatore si ritrova molto spiazzato. E seguire il film può diventare un po' frustrante, anche perché appunto c'è questa narrazione molto molto confusa e molto a volte un po' sconclusionata, che non mi sarei aspettato, perché comunque dal punto di vista dei valori di produzione la CGI è fantastica, gli effetti visivi sono stupendi, registicamente il film è favoloso, i titoli di coda sono un capolavoro. E vedere che una narrazione, una cosa che poteva essere sistemata tranquillamente, invece non è stata sistemata in maniera precisa, purtroppo fa un po' storcere il naso. Poi magari potrebbe anche essere stata magari un qualche tipo di scelta registica dell'autore, anche perché comunque, come abbiamo detto, nasce come pittore, quindi questa scelta narrativa di rendere la narrativa un po' confusa forse vuole diciamo portare lo spettatore più a seguire il film che a capirlo, a guardarlo, perché non è un film d'applausi, è un film che si deve guardare e gustare per il fattore visivo e per quello che per il messaggio che ti vuole mandare, più che per la narrazione. E è comunque vero che il fatto che la narrazione sia così alla lunga fastidiosa, la narrazione sia così altalenante nella qualità, purtroppo tende a rendere il film un po' difficile da seguire in questo senso. Ci piacerebbe capire come mai Garrone abbia fatto questa scelta. Sarebbe interessante che il regista desse magari delle spiegazioni a riguardo, perché più che altro per capire il perché di questa scelta stilistica, perché per il resto il film è bellissimo. E il problema è che il film in toto non è bellissimo proprio perché ha una narrazione troppo confusionaria e troppo frammentata. È comunque vero che un filo conduttore, diciamo un finale che riunisce le tre storie, cioè infatti il finale della storia, il finale di tutto il film è bellissimo, il finale è stupendo, riesce a ricongiungere bene finalmente le tre narrazioni in maniera fantastica, un finale bellissimo, artisticamente stupendo, da brividi, veramente molto molto emozionante, in cui comunque viene dato una fine. E viene data una conclusione totale a tutto l'arco narrativo all'interno del film, e quindi il finale è stupendo. Come ho detto, i titoli di coda sono un capolavoro totale. Quindi, cosa posso dire infine di questo film? Garrone
va comunque applaudito per il coraggio che ha avuto nel cercare di fare qualcosa di nuovo in un cinema che ormai è stagnato. Dopo Salvatores con Il ragazzo invisibile, abbiamo un regista, un grande regista come Garrone, che tenta finalmente una virata stilistica nuova e ci riesce, perché dopo il cinema verità che aveva costituito i suoi vecchi lavori, qui si ritrova a gestire un mondo completamente nuovo. Visivamente ci riesce benissimo, narrativamente un po' meno, ma io non mi sento sinceramente di bocciare questo film. Questo film è bello, va visto anche solo per beccare le varie correnti stilistiche a cui si ispira, per osservarne la suggestiva fotografia, la composizione dell'immagine pittoresca, l'utilizzo dei colori, la luce, i personaggi fantastici, la recitazione bellissima, perfetta. Va visto anche solo per questo film. Quindi è un trionfo dell'artigianalità ed è, secondo me, un film riuscitissimo, che comunque va visto, è un buon film. Intrattiene, forse non è adatto a tutti, perché comunque è un film particolare, non è un fantasy classico, perché comunque ha anche il coraggio un po' di distaccarsi dalla concezione classica del fantasy, e quindi va applaudito ulteriormente anche per questo. Mi congratulo con Garrone per questo, perché ha fatto veramente un film ambizioso che secondo me è riuscito nel suo intento. Detto questo, io comunque consiglio molto questo film, spero che vi piaccia, perché comunque sono produzioni che vanno supportate, perché il cinema deve riprendersi un po', quello italiano. Dobbiamo riportare in Italia dei generi che magari sono morti nel cinema italiano, bisogna riportarli. Anche il fantasy, che non è mai esistito in Italia, Garrone ha avuto il coraggio di portarlo prepotentemente in Italia con una distribuzione nazionale forte, quindi possiamo riuscire veramente a cambiare qualcosa grazie anche a film come questi, a produzioni ben riuscite come queste. Quindi sì, consiglio apertamente questo film, che con i suoi limiti e con le sue riserve è riuscitissimo. E quindi concludo qui la recensione. Voi fatemi assolutamente sapere cosa ne pensate di questa affascinante pellicola del grande regista Garrone. Noi ci salutiamo, sperando che questa recensione e il film, appunto, vi siano piaciuti. Noi ci salutiamo e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!